Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia c'è Stefano Fucili. Ciao Stefano! Ciao a tutti, ciao, grazie per l'ospitalità. Allora Stefano, è un piacere averti qui con noi. Allora noi vorremmo però conoscerti meglio e quindi non potevamo non farti la domanda delle domande, forse la più difficile. Chi è Stefano? L'artista ovviamente, ma noi vogliamo anche conoscere lo Stefano di tutti i giorni, siamo molto curiosi. Ma allora, diciamo che l'artista Stefano Fucili è sicuramente una persona curiosa. Io mi amo definirmi un artigiano della musica, un artista tra virgolette che si diverte ad essere eclettico, forse mosso dalla mia curiosità. Insomma, mi piace sperimentare tante cose diverse, cercando di essere telegrafico. Sono un cantautore vagamente pop, che da tanti anni scrive canzoni. Ho avuto la fortuna di conoscere il grande Lucio Dalla, che è stato il mio primo maestro, il mio primo discografico, col quale ho anche scritto una canzone che lui ha cantato, che si chiama Anni Luce. Ho una band che si chiama Piazza Grande e anche altri progetti dedicati a Lucio Dalla, con cui faccio concerti un po' in tutta Italia da diversi anni, dove faccio le canzoni di Lucio. E per finire ho una mia popolarità in un pubblico di bambini, perché collaboro col canale YouTube Coccole Sonore, che è uno dei più, diciamo, seguiti, dove faccio a volte delle canzoni per bambini, dove io canto e sono all'interno di questi cartoni animati bellissimi, e questa cosa mi piace molto, insomma, divertire i più piccolini. Abbiamo milioni e milioni di visualizzazioni. Questo è un po' per fare una carta d'identità dell'artista. Colgo l'occasione per ribadire la maestosità, tra virgolette, di Lucio Dalla, forse uno dei più grandi scrittori che abbiamo avuto nel corso del secolo scorso, ovviamente, e ci ha lasciato troppo presto, era stato veramente un grandissimo artista sotto ogni punto di vista. Stefano, invece noi vogliamo sapere anche un po' se c'è stata per te la chiamata, cioè quando tu hai detto no, io da grande voglio fare il cantante, voglio fare il musicista. Allora, io, come ti dicevo, sono in realtà un artigiano della musica, nel senso che la musica è sicuramente un aspetto fondamentale, ma che diciamo un'esigenza quasi, sin da piccolo, sin da quando avevo 4 anni mi piaceva canticchiare. Quando ho preso la prima chitarra, invece di fare altre cose, ho provato subito a scrivere delle cose mie. Ho sempre portato avanti anche delle altre attività, insomma, diciamo, lavorative diverse dalla musica, però parallelamente ho sempre portato avanti entrambe le cose. In realtà il mio sogno era proprio quello, quindi in qualche modo mi sento un privilegiato, perché tutto sommato sono riuscito a realizzare diversi dei miei sogni. Tra l'altro ho scritto una canzone sempre insieme a Lucio Dalla, che però ho cantato io, che si chiama Peter Pan, dove proprio dico: segui i sogni che hai, non lasciarli mai, vedrai la vita come cambierà. E io penso che il bello è seguire i sogni, inseguirli, cercare di realizzarli, il viaggio che fai per farlo. Poi ogni tanto qualcuno si realizza anche, insomma, quindi ecco, sono un po'... mi muovo su due binari, diciamo. E questo è un bellissimo messaggio sotto ogni punto di vista. Stefano, tu fai musica ovviamente da molto tempo. Stiamo vivendo oggi probabilmente uno dei più grandi passaggi epocali della musica, no? Sono arrivate le piattaforme, hanno portato positivo ma anche molto negativo, ahimè. La velocità della musica con cui esce è impressionante oggi. Parlando con molti artisti, spesso e volentieri ci dicono oggi si sente la musica ma non si ascolta, no? Che sembra la stessa cosa ma in realtà non è così. Come oggi fare musica con tutti questi brani che escono ogni settimana? Siamo veramente bombardati. Allora, come ti dicevo, io avendo il privilegio di potermi gestire un po' le cose anche in maniera indipendente, anche se collaboro con una casa discografica di Milano, RNC Music, che lavora anche molto bene all'estero, alcune mie cose vanno anche, adesso abbiamo un pezzo di cui parleremo tra poco, che sta andando in tante radio in Polonia. Però, a parte questa cosa qua, mi sono abbastanza libero, quindi questa ansia del dover produrre non ce l'ho. Sicuramente live è un aspetto che mi interessa molto. Ho fatto un concerto domenica scorsa con questo progetto, che è appunto Piazza Grande, l'omaggio Lucio Dalla, con ospite Gino Castaldo, il grande Gino Castaldo, insomma, conduttore televisivo, critico musicale, insomma, eccetera, eccetera, che ha scritto un libro su Lucio Dalla, e colui a pranzo, prima del concerto,
Parlavamo proprio di questo aspetto, no? Della musica di oggi e quella invece dei grandi cantautori, soprattutto del periodo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, lo stesso Lucio, De André, De Gregori, Fossati, Finardi, Bennato, insomma. E forse oggi, anche se dico adattati al tempo di oggi, delle figure del genere non esistono, cioè chiaramente loro sono stati, erano anche altri anni, c'era una sensibilità diversa, una cultura diversa. Però parlando con Castaldo, la cosa che mi veniva in mente è che in realtà il mondo di oggi avrebbe tanti spunti, anche sociali, su cui si potrebbe parlare di difficoltà, di trasformazioni. In Italia, se non altro in Italia, o meglio nel mainstream, c'è una tabula rasa di questa cosa, cioè non esiste un artista che va controcorrente. I temi sono sempre gli stessi, i suoni sono sempre gli stessi, e c'è un piattume che è stato causato proprio dallo streaming, perché ormai chi decide le cose è Spotify. E quindi praticamente, in realtà, poi andando in giro, magari ci sono tanti band, artisti che fanno la gavetta, suonano in giro per le strade, che magari hanno qualcosa da dire di più interessante. Chissà, siamo ottimisti, prima o poi riusciranno anche a uscire fuori. Questo è un po', insomma, il mio pensiero. Assolutamente d'accordo con te. Tra l'altro hai detto una cosa interessante, la musica c'è, dobbiamo solo andarla a cercare, cioè abbiamo questo pollice che scorre velocemente, fermiamoci un attimo, troviamola, perché oggi veramente, ecco, Spotify, il positivo è che abbiamo tutta la musica del mondo, cerchiamola perché la musica c'è, è anche molto bella, insomma, dobbiamo solo trovarla. E siamo alla metà della nostra chiacchierata, direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo ovviamente il tuo nuovo singolo, Ballerina, e poi ne parliamo. Se fuori cadono le bombe, la crisi incalza e l'inflazione incombe. Spegni tutti i telegiornali, accendi i sogni ed apri le tue ali. E se il potere vuoi rapire, cervello ed anima dentro un cellulare. Adesso spegnilo e fatti guardare. Con la tua anima mi voglio collegare. Bevendo sangue degli dèi, lasciamo andare tutti i guai. Ci siamo solamente noi. Baila, baila, ballerina, sotto questa luna piena. Accendi il fuoco e i desideri, muovendo i fianchi e i tuoi veli. Baila, baila, ballerina, sciogli i sensi e le paure. Il sacro fuoco dell'amore è l'unica rivoluzione. Baila, baila, ballerina, sotto questa luna piena. Accendi il fuoco e i desideri, muovendo i fianchi e i tuoi veli. Baila, baila, ballerina, sciogli i sensi e le paure. Il sacro fuoco dell'amore è l'unica rivoluzione. De la noche, le rythme bondissant comme un ricochet. Grand bandido, j'ai volé son cœur. Oui, je l'avoue, j'ai la folie des grandeurs. Je te mène dans ma bulle, mon univers. Le monde est si froid, dehors c'est l'hiver. Stéphane Fekili balance la mélodie. Je t'apprends mon cœur, bébé, oublie les phénomènes. Et c'est le potere voir rapire. Cercalo et anima dentro un cellulare. Adesso spegnilo e fatti guardare. Con la tua anima mi voglio collegare. Bevendo sangue degli dèi, lasciamo andare tutti i guai, ci siamo solamente noi. Bevendo sangue degli dèi, lasciamo andare tutti i guai, ci siamo solamente noi. Baila, baila, ballerina, sotto questa luna piena. Accendi il fuoco e i desideri, muovendo i fianchi e i tuoi veli. Baila, baila, ballerina, sciogli i sensi e le paure. Il sacro fuoco dell'amore è l'unica rivoluzione. Baila, baila, ballerina, sotto questa luna piena. Accendi il fuoco e i desideri, muovendo i fianchi e i tuoi veli. Baila, baila, ballerina, sciogli i sensi e le paure. Il sacro fuoco dell'amore è l'unica rivoluzione. E siamo di nuovo in diretta a Web Live TV Music Destination. Siamo con Stefano Fucili, abbiamo appena ascoltato Ballerina, il tuo nuovo singolo, la tua nuova canzone. Come arriva questo pezzo? Parlacene un po'.
Allora, come ho detto all'inizio, mi definisco un po' per quanto riguarda le canzoni mie prodotte che canto io, scritte da me, un cantautore pop, nel senso che da circa 4 anni, anche se in passato ho fatto cose diverse, acustiche, celtiche anche, però mi piace cambiare, mi sono un po' addentrato in delle sonorità più elettropop, anche dance, tra virgolette. Però cercando sempre di fare dei testi che volessero dire qualcosa, comunque che rispecchiassero la mia sensibilità. In quest'ultima canzone, che appunto si chiama Ballerina, anche se musicalmente è un brano leggero da ballare, è uscita anche in due versioni, una tra virgolette più latin e l'altra quasi elettro anni 80, che tra l'altro abbiamo fatto insieme a dei produttori polacchi, c'è questa collaborazione che si chiama, no, Phenomenal. Però nel testo ho cercato di dire qualcosa che è questo fondamentalmente, in questo mondo così veloce, così tecnologico, dove si parla di realtà artificiale, di contatti attraverso il web, di guerre purtroppo e insomma di tante cose negative, quello che forse dobbiamo riscoprire è la parte umana di noi stessi, ma proprio in questo caso, in questa canzone, anche la parte proprio, se vogliamo, di unione tra l'uomo e la donna, come può essere tra un uomo, una donna e una donna, comunque la frase emblematica della canzone è il sacro fuoco dell'amore è l'unica rivoluzione, nel senso che la vera rivoluzione che oggi si può fare è ricordarci di essere umani e conservare tutto quello che di noi è più umano, come anche la passione, per esempio, appunto, tra un uomo e una donna. E quindi in questa canzone un po' parlo di questo tema in maniera anche leggera, però ecco, questo è, insomma. C'è anche un videoclip legato a questo brano. Come arriva l'idea del video? Allora, il video l'ho realizzato completamente io a proposito di, in realtà poi l'intelligenza artificiale, come tutte le cose, no? Come il fuoco, la pistola, dipende come lo usa l'uomo, no? Sicuramente è un qualcosa di potente che cambierà e sta cambiando tante cose. Però può essere uno strumento utile. Io di fatto non è proprio, diciamo, il software che ho utilizzato viene definito intelligenza artificiale, in realtà è un'applicazione che poi molti conoscono che è Canva. Ho fatto questo video dove ho messo dentro delle immagini che seguono quello che è il tema della canzone, non in maniera estremamente didascalica, tutte prese dal web, cioè tutto quello che si vede, a parte alcuni inserti miei che ho fatto registrato con un cellulare, con un green screen. Sono presi video presi dal web che però io mi sono andato a cercare, a montare, a incastrare in modo che potessero aiutare il racconto della canzone. E insomma, il video sta andando bene, quindi anche sui vari YouTube, eccetera, per cui diciamo ha fatto il suo lavoro, sta facendo il suo lavoro, ecco. Giustamente. Senti, oggi ovviamente oltre alle piattaforme ci sono anche i social network, no? Anche quello è diventato un canale di distribuzione, che sia Facebook, per i più age, ecco, Instagram, poi è arrivato TikTok, iper mega veloce, oggi in hype, domani, ahimè, nel dimenticatoio, devastante tutto questo aspetto. Com'è il tuo rapporto proprio con i social network? Ma come ho detto prima, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, le cose bisogna cercare di conoscerle e, se possibile, non farsi fagocitare, anche se si rischia di e utilizzarle per le proprie necessità. Io devo dire che i social, soprattutto per un artista magari più indipendente come posso essere io, sono utili. Sicuramente Facebook, che ormai è uno strumento più da boomer, però per quanto riguarda anche i live, diciamo di Piazza Grande, servono per distribuire e poter fare poi concerti, insomma. E per esempio, l'ultima novità è che un mio brano uscito nel 2020, che si chiama Una bella giornata, estratto dall'album che portava lo stesso nome, è ultimamente virale su TikTok. È da qualche mese che è partito, abbiamo milioni di utilizzi da parte di tantissima gente in Italia, che usa la canzone per farsi dei video e magari la canta anche. Quindi, in questo senso, io non posso altro che dire che è una cosa positiva, perché non c'è solo la radio, ma ci sono anche altri modi per divulgare la musica, come per esempio un altro canale. L'anno scorso, un mio brano che si chiama Bella, 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 siamo sempre un po' con questi nomi così semplici, però. È stato utilizzato nella serie televisiva The Kardashians, cioè delle sorelle Kardashian, americana, prodotta da Disney Plus,
che è andato in onda in tutto il mondo. E praticamente, siccome c'era una scena ambientata a Milano, grazie a un editore inglese, insomma, una serie di cose, hanno preso questa mia canzone. E questa cosa ha dato visibilità al brano, tanto che su Spotify è ascoltato in quasi 90 paesi, perché poi la gente con Shazam se lo va a cercare, lo sente. Quindi, sai, tutti quelli che sono i modi per poter divulgare la musica per me vanno bene, insomma, no? Come anche, devo dire, prima parlavi della radio, sono fondamentali le radio come la vostra, perché oggi sai meglio di me che le grandi radio sono tutte monopolizzate dalle multinazionali, passano 10 pezzi che sono sempre quelli in ogni radio e lo spazio, a parte per me, ma comunque per i giovani anche emergenti, è sempre più ristretto. Però per fortuna ci sono realtà come la vostra che danno spazio alle novità, e questo è fondamentale, perché se pensi negli anni 70 tutte le radio erano come le vostre, cioè il DJ andava lì, andava nel negozio di dischi, sentiva un disco, gli piaceva, lo metteva, e così sono usciti tutti, ma dai grandi gruppi rock, tutti sono usciti da queste radio, no? Anche i cantautori sono arrivati a queste radio. Oggi questa cosa è impossibile, perché tutto viene imposto dall'alto e difficilmente arriva dal basso, però fortunatamente ci sono realtà come le vostre che invece danno spazio anche alla musica da scoprire, diciamo così. È vero, sono d'accordo con te, viva la musica indipendente, viva la radio indipendente ovviamente, e viva le web radio che insomma stanno facendo tanto sotto ogni punto di vista. E, tra l'altro colgo l'occasione per dire collaboriamo tutti insieme, perché dalla collaborazione vengono poi tante belle novità, non c'è guerra nel mondo musicale, lo dico sempre, lo sottolineo sempre sotto questo aspetto. Stefano, siamo alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata, le ultime due domande di rito. Sappiamo che nel cassetto di ogni musicista c'è sempre qualcosa in preparazione, ecco, nel tuo cassetto che c'è? Allora, diciamo che oltre a continuare la promozione di questo brano, appunto, che è Ballerina, che in questo momento sta andando appunto bene, è partito in Polonia, quindi seguiremo questa cosa in molte diverse radio polacche, oltre che anche tante radio italiane. Però quello su cui sto lavorando sono una serie di concerti in teatro, sempre in omaggio a Lucio Dalla, con un progetto nuovo che abbiamo già testato l'anno scorso, che si chiama Bella la vita, dove di fatto riprendiamo da un libro scritto di Lucio, un romanzo, una raccolta di racconti, diciamo così, che scrisse proprio nel periodo in cui fece l'album Luna Matana, dove dentro c'è anche la canzone che abbiamo scritto insieme, che lui ha cantato, che si chiama Anni Luce, dove in questi racconti lui ha tanti personaggi, tante situazioni che riprendono di fatto tutta la sua poetica. Dentro ci sono tutti i temi della sua scrittura musicale di testi, no? E quindi riprendendo queste cose con un attore che si chiama Fabrizio Bartolucci, alcuni brani di questo libro, andiamo poi noi a suonare, a cantare le canzoni suggerite da questi racconti. E questo progetto in teatro funziona molto bene, quindi lo faremo durante l'inverno in vari teatri. Abbiamo già alcune date, tra cui una, insomma, in cui stiamo lavorando per il 4 marzo, data della nascita di Lucio, a Bologna. Quindi, insomma, questo è. Senti, per i nostri amici ascoltatori che invece vogliono seguirti e ascoltarti, come e dove ti trovano? Allora, ho anche un mio sito, che è stefanofucili.it, dove ci sono un po' tutte le informazioni, tutti i social col mio nome, quindi Facebook, Instagram, Twitter o X, come vogliamo chiamarlo, TikTok e compagnia bella, insomma, quindi se mi cercate mi trovate. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Stefano, fatelo, perché, come diciamo a Roma, è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Stefano, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi, ciao! Linea alla regia.